La scorsa settimana abbiamo iniziato ad occuparci di programmi ed azioni dell'Unione Europea in favore dell'istruzione, della cultura generale e della formazione professionale. Si tratta di settori verso i quali l'Unione riserva una particolarissima attenzione per consentire ai giovani, ma anche agli adulti, di acquisire nella maniera più ampia possibile elementi di conoscenza per muoversi adeguatamente nell'attuale società dell'informazione. Abbiamo parlato in particolare di Socrates, un programma specifico per l'istruzione. Oggi continuiamo ad occuparci di altre azioni di Socrates, vedendo in particolare il mondo delle lingue, un programma che si chiama appunto Lingua. La conoscenza di più lingue costituisce un presupposto essenziale non solo per comunicare con altre persone, ma anche per comprendere la cultura e le tradizioni di altri popoli. Conoscere la lingua del vicino, ad esempio, è fondamentale per creare una buona comprensione reciproca e stabilire costruttivi rapporti di collaborazione transfrontaliera. L'Unione Europea è impegnata su vari fronti per promuovere e sostenere l'apprendimento delle lingue europee, nella convinzione che ogni cittadino dell'Unione dovrebbe conoscere almeno due altre lingue oltre quella materna. Del programma dell'Unione Europea Socrates, volto a sostenere un'istruzione a dimensione europea, fa parte una particolare azione a sostegno delle lingue. Tale azione, denominata Lingua, si propone di promuovere e mantenere la diversità linguistica nell'ambito dell'Unione. Allo scopo, opera per migliorare la qualità dell'insegnamento e dello studio delle lingue ed agevolare l'apprendimento individuale delle lingue lungo l'intero arco della vita. Lingua sostiene tutte le 20 lingue ufficiali dell'Unione Europea, cui si aggiungono l'irlandese e il lussemburghese. Una particolare attenzione è dedicata alle lingue meno diffuse e meno insegnate. Le attività ammesse al finanziamento dell'Unione si articolano in due rami, Lingua 1 e Lingua 2. Lingua 1 interessa progetti per la promozione dell'apprendimento delle lingue con tre finalità. Primo, sensibilizzare e divulgare informazioni sull'apprendimento delle lingue. Secondo, migliorare l'accesso alle risorse destinate all'apprendimento delle lingue. Terzo, diffondere tra i responsabili politici le informazioni sulle metodologie più innovative e sulle migliori esperienze. Lingua 2 si rivolge a progetti per lo sviluppo di materiali e strumenti didattici. I relativi progetti debbono essere finalizzati all'elaborazione e allo scambio di curricoli innovativi, di metodologie e materiali didattici, nonché di strumenti efficaci per la valutazione delle competenze acquisite. Molteplici sono i destinatari dell'azione Lingua: le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli istituti di istruzione superiore, i centri per l'apprendimento delle lingue, le scuole di lingue autorizzate, gli istituti di ricerca, di formazione, e i centri studi impegnati nel settore dell'insegnamento linguistico, le associazioni culturali e professionali del settore. Possono partecipare inoltre editori, radio, televisioni, enti locali e regionali. Tutti questi ultimi soggetti sono ammessi purché il progetto sia realizzato in partenariato con istituti scolastici ed universitari. Fra gli altri soggetti aventi titolo a partecipare a Lingua, vi sono realtà specializzate nel settore dell'educazione, quali INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa. Lingua è un'azione centralizzata, ciò significa che i progetti devono essere presentati alla Commissione europea, che ne attua la selezione. Dopo aver visto dunque l'importanza fondamentale delle lingue nell'Unione Europea, domani ci occuperemo di un'altra azione di Socrates che si occupa in particolare delle nuove tecnologie, Minerva.